Allora Franco, 2 anni dopo ricomincia tutto dove si era frantumato, cioè proprio a Piazza San Giovanni, dove si era consumata una rottura nel movimento, sulle forme di lotta, sulle modalità e anche sulla piattaforma. Da Piazza San Giovanni, da ieri si sta tentando di dare corpo a questa ricomposizione. C'è stata anche una piazza tematica dove si è discusso di Europa e dove sono venuti fuori sia una intelaiatura di programma minimo sia alcune profonde differenze. Secondo te come può continuare questo percorso? Ma in primo luogo siamo molto contenti perché le due giornate, quella di ieri dello sciopero generale con l'indetto dei sindacati di base, ha avuto un successo superiore alle altre occasioni e già indicava una volontà di risposta. Oggi con questa manifestazione di dimensioni grandissime, con i movimenti sociali, con la partecipazione anche di molti che c'erano ieri, con alcune forze politiche, tra cui Rossa, che fa la sua uscita oggi in questa prima manifestazione, credo che si fa un passo avanti grandissimo. Oggi l'autunno comincia veramente, l'autunno intendendo la risposta sociale, ed è una risposta che dice no all'austerità, che dice no alle imposizioni del fiscal compact, cioè alle imposizioni dell'Europa comunitaria, che è una camicia di forza per imporre politiche di austerità insostenibile che hanno già provocato disoccupazione e miseria crescente. È una manifestazione che pone al centro anche e soprattutto il diritto per la casa, che è un elemento che sta diventando dirompente proprio perché coinvolge ormai centinaia di migliaia di persone in un clima esattamente di riduzione dei salari, disoccupazione, cassa integrazione, difficoltà sempre più grandi a poter anche semplicemente arrivare alla fine del mese. Oggi sono un po' più ottimista di qualche giorno fa, nel senso che posso pensare che ieri e oggi indicano che queste manifestazioni non resteranno isolate, che ci saranno altri avvenimenti di lotte sociali nei prossimi mesi. La manifestazione di oggi e quella di ieri sono anche una sollecitazione agli incerti, ai delusi, ai demoralizzati. Noi dobbiamo riuscire a lavorare perché l'insieme della classe lavoratrice, l'insieme dei lavoratori, delle lavoratrici nei diversi settori esca dal proprio torpore, anche dalla demoralizzazione, e torni a lottare. I movimenti sociali, le categorie dei lavoratori, dalle fabbriche, dai luoghi di lavoro, dalla scuola, dagli uffici. Si tratta di ricostruire di nuovo una grande mobilitazione, un blocco sociale per buttare via il governo Letta, un governo reazionario di ipocriti al servizio dei padroni e dei banchieri, per far saltare il tappo dell'Europa dell'austerità, invece per riunire tutti i movimenti e riunire anche nella dimensione europea le lotte sociali. Così forse potremo vincere in Italia e in Grecia e anche sul continente. La battaglia da fare è se passano loro o passiamo noi. Dobbiamo trovare la forza per vincere, non per essere sconfitti come loro vogliono. Dobbiamo farcela e oggi è un segnale decisamente positivo, una speranza per tutte e tutti.